filettare un cefalo. L'ho pulito. Vado giù col coltello, sento la spina, li vedo qua, li lo faccio qui. Si va dietro così. Bisogna sentire la lama contro alle spine. Ecco, ora il filetto praticamente è già fatto. Vedete come rimangono le spine con pochissima polpa. Ha tagliato appena dietro l'opercolo branchiale, dietro la pinna, e così il nostro filetto è pronto. Eccolo qua. Così si andrà a fare anche dalla parte opposta. Vedete? Ora si può usare o così con la pelle oppure togliere la pelle. Se si deve fare alla piastra o da qualche parte, allora si può usare la pelle. Se invece si vuole scubertare o fare altre cose, si toglie la pelle. La pelle la tolgo così, qua tolgo le spine. Ecco, qui le ho tolte tutte. La pelle. Ecco qua. Filetto. Solo pelle è rimasta. Dall'altra parte uguale, filetto e pelle, ma è sottilissima, eh? Proprio la pelle. Il filetto lo prendo, e trovo questa parte qui. Ecco qui il piatto è finito, spero che vi piaccia. Questo modo qui l'ho fatto bollire, poi l'ho, una volta sfilettato l'ho fatto bollire, gli ho messo un po' di olio, un goccio di limone e viene mangiato così. Altrimenti la prossima volta vi faccio vedere come lo faccio scubettato e saltato in padella col pomodoro, capperi, eccetera, eccetera. Per adesso ho fatto questo. Ciao a tutti!